adesso chiedo di intervenire a un graditissimo ospite, il dottore Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Messina, che con autorevolezza istituzionale ma anche personale può dare un grande contributo a questo dibattito. Io ricordo solo che la sua prima sede del dottore De Lucia è stata la procura del Tribunale di Palermo. Nel 91, da giovane sostituto, ha vissuto il drammatico periodo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e dal 98 ha fatto parte, come sappiamo, della direzione distrettuale antimafia. Dal giugno 2009 fino al 2017 è stato procuratore nazionale antimafia, dove ha continuato a occuparsi del collegamento investigativo con la DDA di Palermo e di Caltanissetta e della gestione dei detenuti sottoposti al regime di cui al 41 bis. Prego, procuratore. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per essere stato invitato a parlare di quest'opera, opera che non c'è, forse anche per questo è ancora più affascinante. Grazie per la cornice, voglio dire, perché Messina vive di luci e ombre, ma questa è veramente una delle gemme della città di Messina. Questo museo è probabilmente uno dei più belli d'Italia, la città avrebbe il dovere di valorizzarlo ancora di più. Molto spesso i turisti che passano per Messina lo ignorano, non sanno neppure che esiste. Poi c'è Caravaggio che basta da solo, ma non c'è solo Caravaggio qui. Ci sono tante opere che meritano attenzione e che dimostrano cosa è stata Messina nel corso dei secoli. Ci sono pittori olandesi che dimostrano come questo è stato un centro culturale e di commerci come non altri in tutta la Sicilia. Insomma, è un posto dove secondo me un messinese passeggiando non solo riscopre le origini ma anche l'orgoglio dello stretto di quella che è stata questa città, di quello che deve essere questa città. Caravaggio. Il libro, innanzitutto il libro devo dire, perché questo libro di Michele Cupponi, io parto da qui, si legge come si legge un giallo, non soltanto per la seconda parte, quella per la quale io sono stato chiamato a intervenire, ma io dico soprattutto per la prima parte, cioè quella che riguarda la fase della genesi appunto della natività. C'è una ricostruzione dotta, scientifica, ma assolutamente comprensibile anche ai non addetti ai lavori, e io certamente sono un non addetto ai lavori di questa opera così importante e così affascinante. La storia di dove è stata realizzata l'opera, Roma o Palermo, ma più che Palermo la Sicilia, perché qui c'è anche, come dire, la prova che Caravaggio a Palermo forse non c'è neanche stato mai. È molto affascinante la ricostruzione per la sua capacità da un lato di essere assolutamente documentata, di fare una ricerca delle fonti, dei biografi non contemporanei di Caravaggio, dell'analisi critica di quello che loro avevano scritto, erano dei romani, la documentazione allegata pubblicata nel libro, il famoso contratto di un'opera che avrebbe dovuto realizzare Caravaggio a Roma, destinata dal mercante che gliel'aveva ordinata ai suoi beni uffici con la città di Palermo, e quindi qualcosa di più del ragionevole dubbio che quest'opera parte in realtà nel 1600, se non sbaglio, e non nel 1609 come si diceva, da Roma per arrivare a Palermo, e viene donata in una logica di buoni commerci alla città di Palermo da chi l'aveva realizzata. L'analisi delle figure dell'opera stessa, che consentono anche qui di ricostruire il perché e il come l'opera viene realizzata, a me è piaciuto molto, come dire, da investigatore, la distinzione degli abiti di alcune figure in relazione ai vari, non c'è il vescovo quindi posso parlare da laico, come dire, sottordini di francescani interessati all'opera. Tutte cose che sono spiegate, illustrate nel linguaggio che appunto un laico di storia dell'arte si compiace di trovare, cose che si capiscono, cose che che stimolano curiosità, approfondimento, interesse verso uno dei
pittori più affascinanti della storia dell'arte italiana, perché Caravaggio è affascinante anche per la sua storia personale, sostanzialmente un latitante, perché, ma sul serio, perché Caravaggio viene condannato a morte a Roma dopo essere stato protagonista di una rissa in cui viene uccisa una persona, quindi a tutti gli effetti anche oggi tecnicamente sarebbe un latitante, infatti è costretto a un esilio che lo porta in tutto il sud Italia, fino a Malta, fino a tornare a Napoli, passando da Messina, e per fortuna in questo suo itinerario ci regala una serie di opere importanti, per fortuna non solo quella che abbiamo perso, ma molte altre inclusa, quella che poi ha tutta una serie di assonanze con la Natività che abbiamo qui a Messina. Il fascino di un artista che non può essere giudicato, secondo me, con i parametri ordinari con cui giudichiamo le persone normali, perché c'è poco da fare. Chi ha questi talenti così qualificati nel corso dei secoli, non dico che è esente naturalmente dalla giustizia degli uomini, però non può che essere guardato con un occhio e una dimensione diverse da quelle ordinarie. Caravaggio è anche un assassino, d'accordo, ma gli assassini ce ne sono tanti, di artisti come Caravaggio c'è solo Caravaggio, quindi in qualche misura diciamo che in un processo le attenuanti generiche gli sarebbero state certamente riconosciute. Poi c'è la seconda parte dell'opera di Cuppone che si confronta con il lavoro fatto dalla Commissione Antimafia su quello che accade a Palermo nell'ottobre del 1969 e che poi è stato oggetto di diverse indagini in diversi momenti storici e dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Giovanni Falcone fu il primo a chiedere, interrogando Francesco Marino Mannoia, di questo quadro, che poi è proseguito nel lavoro della Procura di Palermo, che è caratterizzato da un particolare speciale impegno di una delle strutture di elite dell'Arma dei Carabinieri, il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale e Artistico, che ha fatto uno sforzo enorme di ricostruzione di tutti i dati che già c'erano e che però col tempo possono e devono essere rianalizzati in una dimensione, in un'ottica con l'uso di strumenti moderni, e infine appunto il lavoro della Commissione Antimafia, che è un lavoro pregevole perché mette insieme i pezzi e conclude con una come dire, conclusione in qualche misura affascinante e certamente ottimista, perché conclude per l'esistenza del quadro dopo aver analizzato e dettagliatamente parcellizzato e sottoposto ad analisi critica le varie dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che nel tempo ci hanno raccontato del destino di quest'opera, perché in realtà le soluzioni al mistero della scomparsa della Natività di Caravaggio sono due, nel senso che quella ottimistica è che nessuna delle due è verificabile in concreto fino a che non troveremo il quadro, e allora vorrà dire che la soluzione ottimistica è quella che per fortuna era corretta, e cioè che il quadro tuttora esiste ed è nelle mani di qualcuno, probabilmente non in Italia, forse in Europa, perché poi si perdono in qualche misura le tracce di questa catena di dichiarazioni che ci porta fino in Svizzera, oppure, e speriamo di no, la soluzione negativa, che però la Commissione tende criticamente a spiegare perché non è quella che deve essere adottata, di tutta una serie di collaboratori di giustizia che, forse in maniera semplificata, semplicistica, ci dicono che in realtà il quadro è stato distrutto nella disattenzione, nella sciatteria della Cosa Nostra degli anni 69-70. Io ricordo di essere stato il pubblico ministero che ha raccolto le dichiarazioni di uno di questi collaboratori, Salvatore Cucuzza, che era un personaggio di rilievo del mandamento di Porta Nuova, che sul quadro mi disse in maniera anche, come dire, piuttosto non cruda quanto, come dire, semplicistica, chiudiamolo là perché tanto tutti sanno che il quadro era stato sì rubato da Cosa Nostra, ma poi era finito in una ghiacciaia, in un pozzo, nella disponibilità di mafiosi della famiglia di Santa Maria del Gesù, e là l'umidità l'aveva distrutto.
questa dichiarazione sarebbe stata una dichiarazione tranciante se fosse stata, come nei processi penali, riscontrata da altre dichiarazioni altrettanto credibili, ma così non è, e questo appunto è un lavoro prezioso e che ci dà speranza che la Commissione Antimafia fa. Però io me la ricordo quella dichiarazione, che era una dichiarazione, come dire, spontanea del collaboratore di giustizia. Io non lo volevo indurre a darmi una soluzione, volevo che mi dicesse quello che lui sapeva, e quello che lui sapeva era questo: il Salvatore Cucuzzo, quando fu catturato, era il capo del mandamento di Porta Nuova, quindi aveva una sua dimensione all'interno dell'organizzazione mafiosa importante. Qualcosa sapeva, ma era un derelato. Queste sono dichiarazioni del 96, il furto del 1969. Si dice che il furto è realizzato da una batteria di ladri. In realtà non è proprio così. Alcuni di questi erano ladri, i De Santis in particolare, ma altri erano cosa nostra. Il furto è direttamente o indirettamente, ma comunque approvato dai vertici della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Ci sono i Vernengo, che sono un nome storico di quella famiglia, che per convergenti dichiarazioni anche dei collaboratori più direttamente vicini a quella famiglia, Marino Mannoia, soprattutto Grado, ci dicono che Cosa Nostra si attivò, partecipò, realizzò quel furto. Furto che anche qui è cambiato molto nelle tecniche investigative, grazie a Dio, dal 69 a oggi, perché il libro che ha analizzato in maniera attenta le carte ci dice che neppure la data in cui fu commesso il furto in realtà è certa, e c'è tutta una ricostruzione del perché non è un dato giorno, ma è un range di giorni quello nei quali il furto è stato realizzato, così come il primo sopralluogo della polizia giudiziaria, peraltro affidata a un bravissimo certamente, ma a un maresciallo della stazione dei carabinieri del tempo, avviene diversi giorni dopo il furto. Oggi tutto questo per fortuna non sarebbe possibile per tutta una serie di ragioni, non ultima il livello qualitativo delle forze di polizia impegnate sul campo, e da subito ci sarebbero state indagini scientifiche, indagini tecniche e indagini di specialisti. Quindi diciamo, almeno guardando al passato, che oggi una cosa di quel genere sarebbe assai difficilmente realizzata. Dopodiché la fa Cosa Nostra, e la fa la Cosa Nostra degli anni 70, una Cosa Nostra fortissima in quel momento, usciva dalla prima guerra di mafia, quella degli anni 60, aveva un suo direttorio il cui vertice era Badalamenti, che poi ritroviamo alla fine dei lavori tanto delle investigazioni degli uffici giudiziari quanto della Commissione Antimafia, e non era ancora entrata nel periodo della seconda guerra di mafia, quella degli anni 80, che sconvolge tutti gli equilibri della Cosa Nostra palermitana e porta all'affermazione dei corleonesi, i Vittani, che scendendo appunto da Corleone si mettono nelle mani, come dicono loro, l'intera città. Quindi è una Cosa Nostra che anche secondo gli storici, quella di Bontade e di Badalamenti appunto, è una Cosa Nostra in qualche misura più dotta. E qui c'è uno dei temi che, come dire, uno degli spunti di riflessione secondo me più interessanti, perché attraverso il rapporto di Cosa Nostra con l'arte noi ci possiamo chiedere che cosa è effettivamente Cosa Nostra. È quella struttura sofisticatissima in grado di avere un dialogo con lo Stato, o comunque di individuare obiettivi sensibili dal punto di vista culturale, che sicuramente sono al di là del livello medio della cultura dei partecipi all'organizzazione mafiosa, o è semplicemente un'organizzazione criminale, sì, che ha molto forte l'attrazione e il fascino per il potere, ma che non è in grado neppure di capire quello che fa? La versione di Cucuzzo, il quadro viene rubato e poi viene malamente abbandonato per essere poi distrutto, e poi la troviamo in altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia che ci parlano di questo quadro o forse di altri quadri. Questo non è mai chiaro, appunto perché i collaboratori stessi non hanno una cultura tale che gli consente di interpretare, di capire di che quadro si tratta. C'è un'immagine
pittoresca di un quadro utilizzato come scendiletto di Salvatore Riina, ad esempio, può essere la nanità, può non essere la nanità, può non essere vero nulla di tutto questo. Però ci interessa per capire che cos'è Cosa Nostra e che cosa storicamente è stata Cosa Nostra. Cioè la Cosa Nostra del 1969-70 è in grado di immaginare la sottrazione di un'opera che ha un valore universale, al di là di quello economico, e di sottrarla al patrimonio culturale di tutti, e per quale ragione lo fa? E il salto è di circa 50 anni, 40 anni, perché ci porta alle stragi del 93 e agli attentati di Firenze, di Roma e di Milano, in altri luoghi d'arte assai significativi, ma non fondamentali nella storia dell'arte o nel messaggio che anche i turisti ricevono. L'Accademia dei Gergofili è nota ad alcuni, ma certamente non a tutti quelli che vengono a Firenze. Poi si dice sì, a fianco ci sono gli Uffizi, ma l'Accademia dei Gergofili è stata offesa dall'attentato del 93. San Lorenzo in Velabro, anche lì, non a tutti, il turista che arriva a Roma, certamente il mafioso si occupa prima dei night club lungo la via Veneto, certo pensa al Colosseo, pensa al Vaticano, non pensa a San Lorenzo della, e così dicendo. E quindi quale Cosa Nostra è quella che si occupa dell'arte negli anni 90 o quella che si è occupata dell'arte negli anni 70? Ecco, questa è una domanda a cui francamente non si può dare una risposta banale, semplice, che richiede appunto una riflessione. E il libro, l'indagine della Commissione Antimafia con il libro, sono due stimoli per cercare di capire che cos'è Cosa Nostra, quali rapporti ha con l'arte, perché l'arte poi è uno dei canali che Cosa Nostra utilizza per parlare con altri, si dice genericamente per parlare con lo Stato, ma è un po' in qualche misura lì loro sono più bravi come utilizzare gli appalti, che servono per acquisire gli appalti, ma che servono anche per parlare con gli imprenditori o con quella parte di classe politica che gli appalti gestisce. In questo possiamo individuare delle analogie e cercare di capire e utilizzare questi dubbi, queste riflessioni come strumenti di ulteriore conoscenza. E poi l'altra considerazione, il Caravaggio del 69 non è sostanzialmente difeso, il furto del 69 è un furto banale, si entra in porte non protette, si accede a un'opera come Caravaggio e la si sottrae senza colpo ferire. E non è che non si sapesse qual era il valore del Caravaggio nel 69, tant'è che negli anni 40, sotto i bombardamenti degli alleati, il libro ne dà conto, ci si opera per salvare l'opera e la si porta al sicuro nel monastero di San Martino delle Scale, sopra Monreale, in un posto lontano dagli obiettivi militari dell'aeronautica inglese e americana. E quindi poi l'altra riflessione sul momento, sembrano più attenti al profilo culturale gli uomini in Cosa Nostra che non lo Stato, che si distrae e lascia queste opere alla mercé di tutti. E anche da questo, anche a 60 anni di distanza, possiamo trarre un insegnamento che ci aiuti a comprendere quanto è prezioso dal punto di vista culturale ma anche economico, e quindi quanto debba essere tutelato il nostro patrimonio artistico. Ci dicono che è il nostro petrolio, forse è molto di più del nostro petrolio, perché è un patrimonio che è frutto delle generazioni che ci hanno preceduto, che sono state straordinarie rispetto al nostro momento, ma è anche uno strumento straordinario che, tutelandolo, ci consente di investire verso il nostro futuro. Insomma, e concludendo, è un'opera, come si dice, ma questa volta non retoricamente, davvero piena di stimoli, importante, che ci consente di riflettere su quello che è stato, su quello che è e su quello che sarà il nostro futuro, perché il nostro futuro dipende anche dall'arte e dall'arte dei nostri grandi, e fra i nostri grandi c'è indubbiamente Caravaggio. Quello che noi possiamo fare, quello che è il nostro dovere fare, è un'analisi generale che ci consenta di capire quanto è importante il nostro patrimonio artistico e culturale, quindi quanto grande deve essere lo sforzo per proteggerlo, e poi
cercare di risolvere il dubbio che è alla radice di questo libro, che è alla radice della leggenda del quadro che non c'è o che c'è, perché appunto questo è il grande fascino, e quindi anche questo libro e anche questa nostra conversazione in realtà rimangono sospese. Quello che è certo è che finché esiste il dubbio che il quadro esista, ebbene questo dubbio non solo va risolto, ma lo sforzo per cercare il quadro deve continuare, vi assicuro, per quelle che sono le mie conoscenze, oramai ne siano un po' indirette, ma che comunque ci sono, è tuttora in corso uno sforzo importante per avere certezza di dove sia questo quadro e per poterlo restituire alla visione dei cittadini, non soltanto i palermitani nell'oratorio, peraltro bellissimo, c'è Serpotta, ci sono opere incredibili anche là dentro, ma la fruizione di tutti davvero, i cittadini, e devo dire non soltanto d'Italia ma del mondo intero. Grazie.